Bene amici di HD Blog, oggi proviamo Vodafone Smart 4 Mini, o meglio Smart 4 Mini. Avete le patatine, avete i popcorn, avete una poltrona? Bene, sedetevi, prendete le patatine, i popcorn, iniziate a sgranocchiare perché sarà una lunga recensione. E sì, ecco la Vodafone, puntuale come tutti gli anni, presenta il proprio base di gamma a proprio marchio. Andiamo a vedere quest'anno cosa ci propone questo telefono 4 pollici, un po' scomodo da aprire la confezione, eccolo qua. Vediamo cosa viene dato dentro la scatola. C'è, oltre alla manualistica, una SIM Vodafone sempre gradita. Poi cuffie, auricolari, fattura abbastanza basica, il caricabatterie con plug USB e poi il cavo dati USB, micro USB. Quindi una dotazione comunque standard, anche pensando alla fascia in cui è proposto il telefono. Poi alla fine vi dirò il prezzo. Apriamo la scocca posteriore, scocca che è disponibile in due colorazioni, c'è bianca o c'è nera. Batteria 1400 mAh, slot per la SIM standard, io ci ho messo la mia mini, e slot di espansione della memoria micro SD. C'è anche la camera da 3 megapixel, fuoco fisso, l'altoparlante di sistema qua dietro, ma chiudiamo tutto. Qua sopra il pulsante per accenderlo, non comodissimo, non tanto perché è posto sopra, tra l'altro bella la immagine animazione, ma quanto perché è messo proprio a filo, quindi si fa un po' fatica a schiacciare. C'è il jack per le cuffie, qua davanti c'è il altoparlante sistema col sensore di luminosità di prossimità, non c'è la camera anteriore, tre tasti touch purtroppo non retroilluminati, di notte si fa un po' fatica a trovarli, qua il pulsante per il volume, c'è il secondo microfono per la soppressione dei fruscii e qua sotto la micro USB. 121.6, 64.4, 12,3 mm di spessore, molto molto leggero. Quando lo si prende in mano la prima cosa che stupisce è proprio la leggerezza, 117 grammi. La batteria da 1400 mAh che col mio uso interno, anche se in questi tre giorni in cui l'ho usato è stato un po' faticoso e poi vedremo il perché, ma mi si è spento tendenzialmente dopo cena, quindi con un uso più blando si riuscirà tranquillamente a coprire la giornata. Sblocchiamo il telefono, sta nel frattempo che carica i widget, vi parlo del display. 480x800 pixel, 233 ppi, 4 pollici la dimensione, ma se andiamo nella galleria vi faccio vedere come i dati non dicano tutto. Perché sentiamo nella cartella di test, nella mia solita palette colori, vi faccio vedere come se io mi muovo dalla perpendicolare l'angolo di visuale è veramente scarso. Guardate qua i colori come virano, a parte i riflessi del display che sono elevati, ma i colori veramente diventano molto molto diversi da come dovrebbero essere. Tra l'altro, tenendolo in verticale, come si tiene quasi sempre il telefono, se lo spostiamo un attimo, vedete, quasi quando ho testi non riesco più a leggerli. Vediamo intanto le altre immagini. Intanto guardate la lentezza generale del telefono, anche se effettivamente l'ho appena acceso, quindi deve un po' caricare. Comunque i colori sono ben riprodotti. Sarà una recensione lunga, forse sforerò i 20 minuti, ma non sicuramente per colpa mia. I neri non sono male, ovvio che agli angoli più estremi i neri diventino un pochino grigi, ma devo dire che questo non è il difetto fondamentale del telefono, lo trovo più sull'angolo di visuale. Ok, siamo tornati alla home page. Buona la costruzione, non scricchiola, non ha grossi problemi. C'è il LED di notifica qua in alto a sinistra. Quello che dicevo sui testi, guardate se lo inclino come faccio fatica a leggere poi i testi qua sotto, e ci capita a volte di non leggere, non guardare il telefono proprio perpendicolarmente. Processore è il MediaTek, l'MT 6572, è un Cortex A7 dual core 1.3 GHz Mali 400. Prendo un po' di tempo per far intanto caricare tutte le varie aree del telefono. Rete dati HSPA 21 Mbps per secondo in download, 5,76 in upload, è Edge. Usciamo un attimo dai settaggi di CPU-Z, vedete qua la Mali 400, Wi-Fi BGN, hotspot, Wi-Fi Direct, ovviamente non c'è il dual band, Bluetooth 4.0, non vanno i wearable, anche perché la versione software di questo telefono è la 4.2.2, vedete qua 4.2.2, molto probabilmente non verrà aggiornato, si fermerà questa versione software. Il plug della USB funziona come MTP e PTP, però riguardo alla
memoria, quindi 4 GB di memoria a disposizione, c'è la possibilità di utilizzare la scheda SD come memoria per installare le applicazioni. Questo è un bene perché lo spazio totale aumenta e io posso installare praticamente tutte le applicazioni che voglio senza problemi di spazio. Torniamo indietro, come vedete è praticamente stock il telefono come versione di Android. Abbiamo queste due piccole gesture. Se vado nella home e apro le notifiche, vedete, ho installato io questo programma, ma non abbiamo i toggle rapidi, li abbiamo in seconda funzione, e Android è stock anche per quanto riguarda il drawer, vedete il launcher, scusate, se faccio un pinch out non posso aggiungere le pagine, non posso toglierle, qua il drawer classico con i widget dopo le applicazioni, e ultima cosa, purtroppo nella dock possiamo inserire solamente 4 icone o cartelle, anzi 3 perché una, la funzionalità del menu è fissa e non si può eliminare. Parliamo di parte telefonica, andiamo qua, chiamiamo il 190, attiviamo il viva voce qua. La ricezione di questo telefono è molto buona. Alziamo il volume. Benvenuto in Vodafone. Allora, è un po' impastata la voce dal viva voce. Probabilmente nell'intento di mettere un altoparlante molto potente hanno causato una sorta di risonanza nella cassa. Infatti, quando si utilizza il viva voce anche per la musica, vibra tutto il telefono, una sorta di subwoofer integrato, però va a impastare un pochino la voce. Invece della capsula auricolare si sente bene. Cerca la prima rubrica, non c'è la videochiamata. Vi parlo invece di messaggistiche, SMS, MMS. Scriviamo un nuovo messaggio e qua purtroppo un altro problema di questo telefono, ovvero la velocità della tastiera. Provo a digitare velocemente. Allora, ho fatto qualche errore, il correttore ortografico li ha corretti, però andando a digitare velocemente si fanno parecchi errori perché la tastiera non è sempre così reattiva, forse meglio usare la swipe, che non ha bisogno di una pressione sui tasti, quindi probabilmente essendo il touchscreen non proprio sensibilissimo a un funzionamento migliore. Torniamo indietro, questo per quanto riguarda la tastiera. Tra l'altro il feed della vibrazione è molto particolare perché il motorino, l'eccentrico che fa vibrare, probabilmente non è ben fissato, non so cosa, insomma io anche quando do dei picchietti al telefono è come se vibrare, come se fosse una molla interna, e dà un senso di poca stabilità al telefono, insomma è una cosa che non mi fa impazzire. Entriamo nella mail, c'è il classico client email, quindi dobbiamo spostarci a destra e a sinistra, classico pre-KitKat, non possiamo fare il pinch out, però tendenzialmente il client funziona bene. Andiamo a parlare del browser web, anche qua mettetevi comodi perché non è una scheggia, apriamo HD Motori, si è aperto, aspettiamo il caricamento completo. Poi inizierò a spostarmi, ok, nella pagina, vedete, ci mette un pochino nel prendere il comando, proviamo a fare il pinch, lo facciamo un pochino più lentamente, entriamo in una news, mi raccomando andate a vedere la prova di Mazda 6 e Volvo V60, due grandi macchine, soprattutto la V60 mi è piaciuta tantissimo. Anche qua prendo un po' di tempo per far caricare il tutto al telefono, aspettiamo che carichi anche Discus per provare a scrivere nel campo di testo. Vedete, allora, ovviamente è utilizzabile il telefono, però bisogna prendersi dei buoni tempi, dei buoni margini per riuscire poi a utilizzare tutte le funzioni. Magari chi comprerà questo smartphone, visto il prezzo, non lo utilizzerà fondamentalmente per fare cose complicate come magari commentare su una pagina web, però se lo volete fare, questi sono i tempi da attendere. Vedete, ci si può spostare tranquillamente, nessun problema poi nello scrivere nei campi di testo dopo avvenuto il caricamento, e ci facciamo del male perché andiamo anche su The Verge, io ho sbagliato a scrivere, TheVerge.com, c'è la, vedete anche qua ho interpretato male la tastiera del telefono perché mi ha preso lo spazio invece del punto. Andiamo a richiedere il sito in versione desktop, aspettiamo un filo, ecco che si sta caricando. Nel frattempo preparo Buzz, anzi nel frattempo vi dico che ci sono tante cover tutte colorate per questo telefono, se non erro nel prezzo è compresa una cover, almeno qui ci avevano detto in conferenza stampa Vodafone, c'è anche una cover dell'Italia ottima per chi vuole
scagliare il telefono giù dalla finestra quando l'Italia uscirà dai mondiali. Allora, si sta caricando The Verge, vedete? The Verge diventa quasi ingestibile, zoom molto faticoso, sia in sia out, anche lo spostamento, io per esempio voglio tornare indietro, devo faticare parecchio con le dita per muovermi, insomma un browser che fatica un po'. Gaming, facciamoci del male fino in fondo, andiamo ad aprire Real Racing, che però plauso perché comunque, forse non l'ho tirato fuori, si installa e si avvia, si installa e si avvia proprio perché la memoria può essere utilizzata in maniera estesa, quindi utilizzando la micro SD come memoria generale di sistema. Vi fidate se vi dico che va un po' a scatti e è difficilmente giocabile? Vediamo un po' se si avvia in tempi decenti. La musichetta intanto è partita. Tra un po' parto anch'io, vacanze. Oh, ci siamo? No, ha cambiato solo schermata. Magari dandogli dei tappettini, delle carezzine, si velocizza. So, via ragazzi, non è fatto questo telefono per giocare giochi in 3D. Ovvio che i giochi 2D non hanno particolari problemi. Vedete già dall'animazione come è scattosa? Guardate, perde parecchi frame, sarà 2-3 frame per secondo. Ma noi imperterriti ci proviamo? No, perfetto, mi ha buttato fuori da Real Racing, era destino non doverlo giocare. Parliamo di multimedialità, entriamo nella fotocamera, non c'è l'autofocus, quindi non c'è bisogno di tappare sul display per mettere a fuoco, c'è lo zoom, vedete, fino a 4x, lo scatto è abbastanza rapido, ci sono anche gli scatti continui, se io tengo premuto il pulsante di scatto, vedete in questo caso ne ha fatti due. Nelle impostazioni c'è da dire che però mette a fuoco soggetti anche abbastanza vicini, non tante le impostazioni, vedete sono pochine, e anche per quanto riguarda i video abbiamo la possibilità di girare video fino a 720p, queste sono tutte le varie risoluzioni settabili. Andiamo nella galleria, vediamo come vengono scattate le foto, eravamo qua prima nella galleria di test, ci usciamo, entriamo nella galleria della fotocamera, questo è il nostro amico Buzz. Allora, vi dicevo prima, pur essendo scattata da vicino questa foto, comunque è messa a fuoco. Il problema non è tanto la messa a fuoco quanto proprio la qualità generale. Beh, di notte non parliamo, non c'è neanche il flash LED. Ma sempre molto rumorose le foto, molto impastate. Guardate questa foto. Allora, diciamo che vanno bene se le visualizziamo sul display del cellulare, non vanno bene se andiamo a visualizzarle sul PC. Stesso discorso si può fare con i video. Anche qua non ci siamo, diciamo, insufficienti per mostrare sul schermo del PC o sulla televisione, vanno bene invece se vengono mostrati sul display direttamente del telefono. Andiamo qui, c'è la radio FM, andiamo prima nel player musicale, poi andiamo a vedere come vengono riprodotti i video. Moon Dance. Allora, quell'effetto che dicevo prima sul woofer che mi faceva durante la chiamata vocale, lo fa meno durante l'audio, la riproduzione audio del telefono, che comunque è buono perché ha un volume abbastanza alto. Qua al contrario invece mancano un pochino i bassi. Video player per poter visualizzare praticamente tutti i video. Sto facendo un'analisi della scheda, sì. Allora, ve lo riassumo io: i 720p e 1080p scattano, i 480p vanno bene e anche i DWX vengono ben riprodotti. Adesso non so quanto tempo ci metterà a fare l'analisi della scheda SD, quindi direi di tagliare qua, fidatevi di quello che vi dico. Per il resto non ci sono applicazioni extra rispetto a quelle che vediamo su tutti i telefoni Android base di gamma. Vodafone ci mette del suo con il suo cloud, con il suo Vodafone Calcio, Vodafone Discovery. Non abbiamo l'NFC, quindi non potremo utilizzare i pagamenti via NFC con questo telefono. 89 euro non sono tanti. Se siete iscritti al programma Vodafone You con una ricarica, mi pare, lo potrete acquistare entro il 30 giugno a 69 euro, ma regalatelo immediatamente a chi usa poco lo smartphone, anzi vendetelo, aggiungete pochi euro e compratevi o un Windows Phone low cost, tanto pur con i limiti dello store che conosciamo vanno tutti fluidi, o un Wiko Iggy a 99 euro, best buy dei low cost. Per HD Vlog, Andrea Galeazzi.